Torniamo a Livorno, una rimpatriata di vecchie glorie, con un'amicizia che rimane sempre fresca, e campioni di atletica degli anni 50, 60 e 70 a pranzo insieme. La consegna di una targa a seguire, abbracci e altri regali per Carlo Bartolini, che ha vinto molte competizioni in passato, campione italiano sui 5.000 metri, pluricampione toscano sulle 3.000 siepi, sulle 5.000 e sui 10.000. Ovviamente non è questa l'occasione della gara, questa è un'altra gara, anzi è meglio dire, è una rimpatriata, non è che faccio fate la gara a chi mangia più veloce, ma sono tutti atleti pluridecorati degli anni 50, 60 e 70. Sì, effettivamente sono la vecchia guardia che si è meritata molti successi, specialmente in Toscana, ma anche a livello nazionale. Purtroppo alcuni mancano e per l'età, per malattia e per decesso, purtroppo. C'era stato l'ultima volta 5 anni fa, manca oggi. Però siamo sempre molti, siamo quasi gli stessi, ma con qualche unità di meno. Ma questa voglia di rivedersi continua, perché non è la prima volta, è l'unica, vi siete visti altre volte. L'ultima è stata nel 2019, perché poi c'è stato il maledetto Covid che ci ha vietato queste riunioni, ma le abbiamo fatte quasi ogni anno, dal 2000, da 12 anni fa, quasi ogni anno si faceva, quando a Caleste, quando alla Rotonda, è sempre stato un periodo felice. Non sul tartan, sul campo di atletica, ma sulle tavole per ricordare. Sul campo atletico ne abbiamo fatti abbastanza giri, per quello abbiamo le ginocchia un po' tartassate. Io in coppia con un altro abbiamo vinto la traversata di Firenze nel 57 e poi molte altre gare a squadre. Ma i tempi in cui l'atletica era ancora in bianco e nero. No, è uno sport bellissimo, poverissimo, ma forse proprio per questo è uno dei più belli. Io ho raggiunto quest'età perché abbiamo corso onestamente, senza doping, senza niente. E abbiamo avuto successi che abbiamo avuto onestamente.